Ma aspettate un momento, Pinkie Pie dice che è stata tutta colpa di Rarity e Rarity dice che la barca l'ho affondata io. Beh, è veramente da non credere. Se proprio volete sapere cosa è successo, ve lo racconto. Sapete quando ci tenessero Pinkie Pie e Rarity a distrarsi un po'? Beh, io avevo una mappa del tesoro per vivere una travolgente avventura in mare. Però loro due avevano altri programmi. Lola, carissime, preparatevi per l'uscita in barca più raffinata e lussuosa che si sia mai vista. E anche la più divertente che possiate immaginare. Faremo anche il gioco della pignatta. Sì, d'accordo, amiche. Ma aspettate di vedere la travolgente avventura in mare aperta che ho progettato. Sfortunatamente loro sembravano poco interessate alla ricerca del tesoro e molto più interessate agli spuntini che avevano portato. Oh cara, quel cibo non è adatto ai pony di una certa educazione, cara, e raffinatezza, cara. I miei sandwich al cetriolo invece sì. Scommetto che riesco a metterli in bocca tutti. Pinky, cara, ti prego. Oh, Rarity, non volevo, scusami! Sappi che io non ti scuserò mai! E nemmeno io, sappilo! Vuoi dirlo tu oppure lo faccio io? Lo dico io. Non è un comportamento da Rarity o da Pinkie Pie. Oh, aspettate, è andata anche peggio. E adesso tutti a raccolta, è il momento di colpire la pignatta! Oh, mia cara, dare colpi a una pignatta è un tipico passatempo per pony ordinari. Scusami, ma non mi interessa. Eh? A quanto pare sarà meglio cambiare rotta! Può darsi, però è anche l'unico modo per raggiungere la baia del botto! Pinkie Pie era d'aiuto più o meno quanto una donna era in un pollaio. Capitano Pinkie Pie ha raccolto per leggere la mappa! Tenetevi forte, ragazze! Aspetta, perciò la colpa è stata di Rarity e di Pinkie Pie. Già! E forse se prima o poi mi chiedessero scusa potrei anche ricominciare a parlare con loro.